allora, non so quanti di voi sanno che St. Louis, mi pare sia nel Missouri, adesso mi sbaglio, non importa. Comunque St. Louis è una città nota degli Stati Uniti, c'è un arco snello, alto quasi 200 metri, metallico, bellissimo, e che viene anche indicato come la porta verso l'ovest, perché St. Louis è nella zona ancora tra la costa dell'Atlantico, sarà 1000, forse non più 1500 chilometri, 2000 ad ovest, e poi da lì cominciava il west, e poi dopo le montagne rocciose c'era il far west. Allora quella era la porta, St. Louis come cittadina era la porta dell'ovest, la gente perché andava a far fortuna, a cercare l'oro nel west, aveva una tappa fissa conveniente come approvvigionamento tutto in questa città di St. Louis, poi dopo proseguiva nell'ovest. Allora, arco a significare questa storia qua. Io l'ho scoperta sta cosa da ragazzino leggendo, allora non c'era il web, se no avrei imparato molte più cose, c'era una cosiddetta raccolta, si chiama il selezione del Reader Digest. Reader Digest è una specie di opera che in America forse nel dopoguerra cominciava a informare la gente, a fare delle recensioni di tutto quello che c'era in giro, ed era una cosa corposa. Selezione era una parte di questo. Ho imparato un mucchio di cose, notizie molto interessanti scoperte per caso leggendole, e avevo scoperto che stavano facendo questo arco con il trucco ganzissimo, non so quanti di voi lo sanno, che se tu provi a fare un arco a forma di, che ne so, di semicerchio, no? A Roma, nell'euro, prima che scoppiasse la guerra, poi hanno strappato tutto, avevano immaginato di fare un gigantesco arco che doveva onorare l'impero catastroficamente crollato con la guerra, ed era un semicerchio. Ma fare un semicerchio, oppure ancora peggio, fare un profilo, un ponte a profilo triangolare, sono soluzioni diciamo dal punto di vista architettonico magari belle da vedere, stupiscono, ma che implicano dei seri calcoli sulla tenuta statica della struttura, perché non sono diciamo, non è uniforme lungo la lunghezza di questi travi, di queste costruzioni, non è uniforme il tipo di sollecitazioni che si hanno, nel senso che una struttura di questo genere tende a avere forti diciamo tensioni verso l'esterno in basso, e il peso della parte alta non viene abbastanza, diciamo, assorbito dal resto della struttura. Qui al contrario può succedere che c'è una tensione verso l'esterno sopra e verso l'interno sotto. Non è roba, diciamo, costante lunga la lunghezza lì, e quindi bisogna fare dei calcoli molto accurati. Una maniera invece molto semplice e priva di questi problemi, in quel famoso articolo di selezione, lo faceva notare, e si parte dal principio che immaginiamo di prendere una catena, una catenina d'ottone, di qualsiasi cosa, e di lasciarla pendere a due capi, no? Abbiamo una forma che è questa. Non è una forma circolare, non è una forma rettilinea, è una forma in cui, siccome la catenina è libera di muoversi dove vuole,
L'Accademia si sistema nella condizione di equilibrio in cui tutte le tensioni verso l'esterno e verso l'interno sono compensate. C'è solo la tensione lungo la striscia. E la genialata dell'arco di Saint Louis è quella di prendere la linea, la forma della catena sospesa e ribaltarla in su. Quindi qua faccio una struttura, un'opera d'arte, un'architettura estrema della stessa forma che avrebbe una catena, ci fosse la gravità verso l'alto invece che verso il basso. Non ci sono sforzi laterali di alcun tipo, cioè tutto lo sforzo del peso della struttura va a finire in compressione, ciascun elemento viene schiacciato, ma nella lunghezza di questo arco. E qui vi metto anche il video in cui ne ho parlato dal punto di vista matematico, per chi è appassionato di matematica vuole vedersi le cose in dettaglio. In realtà io avevo, allora ero, non conoscevo ancora il calcolo, sarò stato nei primi anni di liceo, e veniva citata come linea che descrive la catena quando viene sospesa, la parabola, e in effetti somiglia a una parabola. Andando a studiare le cose per bene, non è una parabola, ma è una curva che assomiglia alla parabola, ma si chiama, guarda caso, catenaria. È un po' complicatina di equazione, ma è la forma esatta che devi fare per avere questo tipo di struttura che si sostiene in maniera molto equilibrata. E fin qui nessun problema. Nel 74 feci il famoso viaggio di cui ho già parlato, che c'è descritto nello spazio web in Nord America. Passai da St. Louis, ero in autostop e c'era un ragazzo di colore che sarebbe andato fino in California, mi sarei fatto un passaggio di 4.000 km. In realtà io dovevo fermarmi a Denver a trovare della gente, e quindi ho, però con questa persona abbiamo passato sulla tangenziale di St. Louis. A un certo punto abbiamo visto questo benedetto arco che è rivolto proprio verso l'ovest, tra est e ovest, cioè se lo guardiamo di lì c'è l'ovest e dietro c'è l'est. E di nuovo nessun problema. Salta fuori qualche, forse un annetto, poco più, curiosando sul tubo che ormai è diventato una fonte di informazioni, di curiosità infinita, scopro che è una roba diabolica sto monumento, fatto in metallo e con sezioni triangolari, prima grandi e poi fin sopra piccoli. Dentro c'è un sistema ingegnosissimo di trasporto, una specie di trenino. Adesso spero di fare il disegno in maniera decente, no? Immaginiamo che qui è l'ingrandimento di questa porta qua, qui c'è il terreno, qui se io ingrandisco vedo che c'è, vabbè, l'arco, lo disegno ancora in blu per capire di cosa stiamo parlando, l'arco è una cosa enorme che parte lassù, ci sono delle scale sia a livello di sicurezza e sia per chi abbia la problemi di claustrofobia non possa prendere il trenino, perché il trenino che cos'è? È una specie di insieme di vagoncini di forma cilindrica, ok? Quindi immagina, adesso ve lo giro un po' così, immaginate dei cilindri così, con qui una porta d'ingresso, agganciati tutti fra di loro, che partono da una, come dire, una specie di stazione di caricamento, due o tre piani sottoterra, dove i turisti vanno
Vanno lì, si trovano delle porte tipo ascensore che si aprono, salgono su tutti questi vagoncini. Stanno seduti, mi pare sei persone, tre di qua, tre di là di fronte, e poi questi affari vengono portati su tipo ascensore. Credo che, non sono sicuro, ma credo che il trenino sia collegato tramite lunghissimi cavi ad un'altra serie di vagoncini dall'altra parte, in modo che non. Come con l'ascensore e il contrappeso non si faccia una fatica enorme a far salire vagoncini e persone, ma sia una cosa soltanto di vincere gli attriti, perché come ce n'è di qua, ce n'è di là. In ogni caso, questo trenino arriva fino a un'altezza tipo questa, e poi dopo si prosegue a piedi l'ultimo pezzo, con queste, se si è all'interno di queste sezioni a triangolo capovolto, con delle belle finestre che si guarda il panorama, ma una cosa notevole, buffissimo, e l'avessi saputo mi sarei fatto lasciare lì, me lo andavo a vedere, ma non lo sapevo perché appunto internet non c'era, le informazioni non circolavano come adesso, e per me quello era un monumento, che ne so, vuoto, una cosa bella da vedere ma con niente dentro. Invece dentro c'è una roba diabolica. Ovviamente vi allego il video che lo descrive. Chiudiamo con le sferette volanti, che è una cosa buffissima. In un video che vi allego vi faccio vedere come qualche 5, 6, 7 anni fa, in una video lezione sull'attrito, io facevo, davo spettacolo con un aggeggino buffissimo che magari voi avrete già visto, che è una specie di mappamondo, ok? Mappamondo che sta sospeso in aria. Qui dentro c'è un circuito elettronico, qui c'è un magnete dentro la sferetta che rappresenta la Terra, e il circuito elettronico comanda un elettromagnete in modo da tenere questo affare ad una certa distanza. Non lo fa appiccicare, non lo fa cadere, e questo affare sospensione. Nel video faccio vedere come, se lo faccio girare, ti gira quasi un'ora, perché c'è solo l'attrito superficiale dell'aria, non un attrito dell'aria a muoversi, un attrito superficiale pochissimo, quindi gira, 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 gira. E costava 20 euro, una cosa del genere, l'avevo preso per fare, dare spettacolo anche in classe con un esperimento che si può fare anche a casa se spendi 20 euro. Dopodiché, niente, io sapevo che c'era questa possibilità di tenere, con circuiti elettronici non banali, di tenere sospese nell'aria delle cose. Mesi fa mi capita un video che, parlando di giocattoli tecnologici, eccetera, fa vedere intanto una cosa diversa da questa, nel senso che una specie di piano, come fosse una scatola molto piatta, in cui tu puoi mettere una biglia ad una certa distanza e quella sta lì sospesa per aria. Divertente. Spettacolare. E poi il video va avanti e ti fa vedere un'applicazione di questa tecnologia qua, veramente spettacolare. Cioè, adesso ve lo disegno davanti, immaginate invece che una scatola, ma un bel piatto circolare con sta pallina, che io adesso ve la disegno lì, ma immaginate che è staccata dal piatto, no? 2 centimetri. Cosa fa la pallina? Gira come un orologio. Oh, troppo bello! Allora mi è venuto in mente, siccome lì c'era anche il link agli acquisti, compriamo questo qui, lo regalo al mio figlio ingegnere elettronico, sì, bisogna fare una cosa che è proprio di sicuro, vado a vedere, 800 dollari. Luca, mi sa che devi aspettare, te lo regalerò quando sarà sceso un po' di prezzo. E intanto è finito anche il tempo e passiamo al video successivo.